un giro più veloce, se vogliamo anche più tecnico, intorno alla professoressa Minardi, ma se qualcuno vuole, qualche insegnante vuole partire con questa conversione della mente, tecnicamente cosa fa? Può farlo oggi? E lo fa sacrificando le proprie vacanze, il più delle volte su base volontaria, quasi sempre su base volontaria, perché a livello di sistema e di contratto ad oggi non è possibile. Io partirei domani mattina se potessi in un'esperienza internazionale di lunga durata, ma tutte le volte che l'ho fatto, i problemi sono stati tanti, sia in partenza che al rientro. Le difficoltà che hanno i ragazzi ce le hanno anche gli insegnanti del 18%. Non dimentichiamo anche la componente economica. Prima si diceva che questi ragazzi partono perché sostenuti economicamente dalle loro famiglie. La stessa cosa accade per un insegnante che decida di fare un'esperienza internazionale. C'è sicuramente un cambiamento in atto, da una parte dettato dal sistema e dall'altra io sono convinta che c'è anche questo cambiamento dal basso, e lo dicono i dati, per esempio, delle candidature Erasmus Plus, le candidature per la Key Action One, che era proprio quella della mobilità del personale docente. Quest'anno sono state quasi 1.968 candidature. Purtroppo solo 101 scuole hanno potuto usufruire delle borse Erasmus. Questo vuol dire che esiste anche nella buona scuola di tutti i giorni, insomma, questa contaminazione tra insegnanti internazionali e insegnanti aperti, che esistono delle volontà di cambiamento. La struttura in questo momento non consente, ma neanche ad un insegnante internazionale, di partire per un'esperienza di mobilità. E ci tengo a sottolineare il fatto, a Intercultura lo dico spesso anche negli incontri più informali che facciamo, io sono contenta del lavoro che faccio, insegnare è il lavoro che mi piace, che ho sempre voluto fare, ma se sono l'insegnante che sono è proprio perché ho vissuto tutte queste esperienze di mobilità nel corso della mia vita di studente e di insegnante. Quindi io credo davvero che a un insegnante si debba dare questa opportunità e credo che ci sia voglia di internazionale tra i miei colleghi. Forse siamo solo il 40%, però è già un punto importante. Il messaggio del ministro diceva flessibilità, autonomia, ruolo della formazione e riconoscimento del merito. Ecco, io credo che tutte queste quattro componenti possano aiutare anche questo movimento dal basso che secondo me nelle scuole c'è. Certo, non in tutte le scuole, non in tutto il paese, è distribuito magari in maniera non omogenea. È chiaro che la visione magari del Ministero è quella nazionale, mentre io vengo dalla Lombardia e quindi mi ritrovo, come dire, più facilmente tra gli insegnanti internazionali. Però vi assicuro che chi vive nella scuola, comunque con tantissime difficoltà legate al sistema e alle rigidità oggi presenti, io credo che ci sia voglia di internazionale. Pensate a un dato e poi chiudo. E-twinning, i gemellaggi elettronici, non prevedono spostamenti. È un gemellaggio che avviene di fatto tra almeno due scuole di due paesi europei diversi. Bene, chi ha avuto esperienze di e-twinning, io le ho fatte, lo studente ti chiede: ma quando è che li incontriamo? Primo perché c'è bisogno comunque anche nel mondo digitale dell'incontro personale con le persone. Bene, l'Italia ha dei numeri altissimi in e-twinning, siamo tra i paesi più presenti in questo programma di Erasmus+. Quindi c'è qualcosa che si sta muovendo. Io mi auguro che dal basso e dall'alto questo movimento che c'è possa essere in qualche modo ulteriormente sostenuto. E non voglio passare per ottimista a tutti i costi. Ecco. Grazie.
procedo un po' più velocemente, però per essere fattorini volevo chiedere, ma se nella tua scuola, nella propria scuola, non c'è questa spinta, non parte, un preside ha un margine di intervento? Sì, la chiave per mettere in moto un meccanismo, secondo me, è stata detta dal dottor Ruffino, sono le emozioni. E ancora una volta la via indiretta è quella più efficace. È chiaro che si possono fare circolari, si possono in qualche modo anche indirizzare in maniera più o meno cogente i docenti della formazione, ma sarebbe una formazione inefficace. L'unico modo è creare un ambiente emotivo che mette in moto. E abbiamo visto i dati che abbiamo osservato prima, non sono appunto insignificanti. Il 70% docenti si è formato e si è aggiornato nell'ultimo anno. Circa il 60% sono soddisfatti. Io ho dati di una ricerca NP, la fabbrica, che arriva fino al 95% di docenti che sono soddisfatti del proprio lavoro. Quindi è chiaro che c'è un repertorio di entusiasmo che va canalizzato. Molta formazione sul sapere e sul saper fare potrebbe non essere efficace se non si cerca in qualche modo di toccare il saper essere, cioè l'essere delle persone. Molti dei docenti internazionali hanno avuto un trascorso giovanile internazionale. Sono persone che sono pronte, aperte, flessibili, pronte alla collaborazione, innovativi. Quindi puntare su questo, anche all'interno di una singola scuola si può fare, mi sembra il percorso che apparentemente può non dare degli esiti immediati o a breve giro, ma sicuramente alla lunga può portare dei risultati. Quindi mettere in moto meccanismi di appeal rispetto a formazioni internazionali. Se io chiedo delle candidature per un e-twinning o per un Comenius, strascico di un Comenius, oppure un Erasmus Plus, lo dico così visto che sono vicino al direttore che ama le lingue classiche, e i miei docenti sono tutti pronti a cogliere l'occasione e anche quell'abituazione cerebrale, lo dico in termini neuroscientifici, cioè il cervello è un organo portato all'abituazione. Ok, si può scardinare se c'è l'emozione, che pure è un argomento che il cervello conosce, e quindi secondo me mettendo in moto meccanismi di appeal più facili si può arrivare anche ad una formazione internazionale più gradita. Grazie. Prima però, quando la professoressa Minardi ha parlato del contratto, ha fatto un sospiro di sollievo e ha guardato speranzosa la dottoressa Palumbo. Sì, è chiaro. È importantissima questa azione di leadership, come dire, di mobilitazione un po' di tutte le risorse anche emozionali che nella scuola, ci sono. E c'è questa spinta dal basso delle famiglie e dei genitori, c'è questa consapevolezza ormai acquisita nelle scuole che ci si deve muovere in questa direzione. Però è vero anche questo, ci sono anche aspetti, come dire, strutturali vanno, sui quali dobbiamo lavorare, e quindi questa è una responsabilità, se vogliamo dire, diretta proprio dell'amministrazione, sicuramente, quella sulla quale possiamo più agire. Un aspetto, diciamo, importante, strutturale, è sicuramente quello della formazione. Non è bello dirlo, insomma, nella buona scuola la formazione è obbligatoria. Giustamente obbligare un intero corpo docente di una scuola a fare un certo percorso non è il massimo, però magari il fatto dell'obbligatorietà, il concetto dell'obbligatorietà della formazione può essere una leva, diciamo, che giustamente, ecco, correttamente gestita dal dirigente scolastico, non come una clava, ma come, diciamo, un contesto istituzionale nel quale tutti dentro la scuola si devono muovere, può essere d'aiuto. L'altro aspetto sicuramente importante è quello della valutazione dei docenti. Ricordiamocelo che noi ci muoviamo in un contesto nel quale abbiamo avviato intanto un processo di valutazione delle istituzioni scolastiche. Quest'anno le scuole presentano il primo rapporto di autovalutazione, e questi profili anche di internazionalizzazione del curriculum e delle iniziative della scuola vengono valorizzati ai fini della valutazione della scuola. E sta iniziando un processo di valutazione della dirigenza scolastica, ma e questo già previsto da normative precedenti, questo anche per non dire che tutto sta e parte con la buona scuola, perché non è mai
ovviamente così, però la buona scuola fa un altro passaggio importante, che è quello della valutazione dei docenti. Credo che dalla ricerca emergeva, no, che i dirigenti scolastici, tra le qualità che rilevavano nei docenti internazionali, una delle qualità che veniva messa in rilievo era quella dell'aspetto collaborativo che il dirigente, chiamiamolo internazionale, manifesta, più altre qualità, quella della propensione all'aggiornamento, all'innovazione. Ecco, sono tutti profili, chiaramente, che poi dovranno in qualche modo entrare anche nella valutazione di questi docenti. Quindi cominciamolo a dire, con tutte le necessarie, i necessari caveat, le necessarie attenzioni, soprattutto quando si parte in un processo del tutto nuovo rispetto alla nostra tradizione scolastica, però forse anche introdurre questo strumento della valutazione permetterà di anche differenziare, ecco, no, tra i docenti, riconoscere perlomeno a quelli che hanno questo e che si stanno impegnando in questi percorsi, diciamo, quel qualcosa in più, quella differenza. Ma non solo, l'altra leva è sicuramente il contratto. L'attuale contratto di lavoro dei docenti è assolutamente trasparente, direi, rispetto a queste opportunità e a queste iniziative, sia in termini di premialità, diciamo, cioè non c'è nulla di specifico che porti a valorizzare sotto il profilo stipendiale o retributivo il docente che fa questo tipo di esperienze o che si impegna comunque per la costruzione di questa esperienza alla propria scuola. Sia non ci sono dentro il contratto degli istituti giuridici specifici sul docente che in qualche modo permettano di valorizzare la sua permanenza anche per lungo periodo, per esempio in contesti internazionali. Cioè andrebbero questi dispositivi sicuramente diciamo messi a fuoco e valorizzati dentro lo strumento contrattuale. Quindi nei rinnovi contrattuali, che pure si dovranno fare nel pubblico impiego, perché sapete che tutta la parte della contrattazione del pubblico impiego è bloccata da molti anni, io credo che l'amministrazione dovrà fare la sua parte in questo, cioè se da un lato in qualche modo ci si metteranno le risorse anche retributive in più, però si dovrà anche, diciamo, lavorare su questi istituti giuridici che in qualche modo possono mettere i docenti che si occupano o all'interno della scuola o in progetti internazionali o altro di appunto di portare avanti queste iniziative, ecco, di dare loro una fisionomia, una collocazione giuridica più certa, quindi un percorso più certo. Grazie. E in termini di formazione, l'osservatorio, questo progetto che la Fondazione Intercultura porta avanti da alcuni anni, attivato delle iniziative delle leve, ma è forse un po' collegato a quello che si diceva prima. Questa formazione che è disponibile per gli insegnanti, in qualche modo che livello di priorità deve avere per in questa situazione attuale? Cioè, può la tecnica di gestione degli scambi di gestione di iniziative interculturali aiutare a fare un passo in avanti? Una delle cose che si rilevano sempre quando si studia la resistenza al cambiamento nei rapporti interculturali è la paura del nuovo, non soltanto nei cambiamenti interculturali in generale, ma sicuramente nel nostro settore è molto evidente questo. Per cui l osservatorio ti dà degli esempi. E questi esempi ti dicono, guarda che altri l'hanno fatto e sono ancora vivi, e anzi gli è piaciuto farlo, no? Per cui in qualche modo superano uno degli ostacoli primi, chissà in che cosa vado a imbarcarmi se mi imbarco in uno scambio di classe, no, ti imbarchi in uno scambio di classe, altri l'hanno fatto e qui ci sono centinaia di esempi di scuole che l'hanno fatto, l'hanno valutato in questo modo, l'hanno condotto in quest'altro, per cui forse puoi farlo anche tu. Guardate che questo è un problema generale, cioè il motivo per cui noi abbiamo creato questo osservatorio 8 anni fa, e ringrazio anche Fondazione Telecom che ci ha dato un po' di soldi per farlo. Noi 10 anni fa esattamente avevamo fatto una ricerca per conto della Commissione Europea
sulla mobilità in Europa e sulla valutazione di questa mobilità da parte degli insegnanti. Abbiamo scoperto, l'abbiamo fatto in 19 paesi europei, che i problemi che abbiamo in Italia li hanno anche gli altri paesi, non è che noi siamo gli ultimi della classe. È la stessa cosa un po' in tutta Europa, no? Questa resistenza a riconoscere, per esempio, la scuola fatta all'estero, di cui parlavano prima i ragazzi, beh, direi che in Italia l'abbiamo superata meglio che altrove. Ci sono 13 paesi europei, membri dell'Unione Europea, che se uno va a fare un anno all'estero, lo perde, deve rifarlo. Noi dal 1959 abbiamo ottenuto da questi, dai funzionari di questo ministero, che l'anno all'estero non sia perso, ma sia recuperabile attraverso vari meccanismi che sono cambiati negli anni, ma intanto io sono partito in quegli anni, per un anno all'estero, quando sono tornato non ho perso l'anno, già nel tardo medioevo quando sono partito io, insomma. Per cui voglio dire, è un segno di apprezzamento importante da parte della scuola italiana, che magari non sarà così avanzata e comprensiva come vorremmo che fosse, ma non è neppure così cieca su questo tipo di fenomeno come qualcuno la immagina. L'osservatorio l'abbiamo creato proprio per generalizzare le esperienze che sono già state fatte in Italia, che sono tante, perché altre scuole le vedano e si rendano conto che possono farlo anche loro. Queste, oltre a queste testimonianze, noi facciamo dei web seminar una volta al mese in cui trattiamo aspetti specifici degli scambi, diamo ampio spazio alla normativa, ai consigli che sono stati sviluppati nel corso degli anni. Non so se effettivamente questo contribuisca, ma io ho la speranza che sì, contribuisca alla diffusione di una cultura dello scambio all'interno della scuola italiana.